Italia 2018, siamo allo stand di Dispensa Zaniboni e ancora una volta con Nicola Zaniboni, che intanto salutiamo, bentornato. Un saluto a tutti voi anche di Vending News. Tu sei diventata ormai una star, perché tra Vending TV e Oreca TV riesci a presentare tutte le novità che nel frattempo Dispensa Zaniboni offre al mercato. A Cibus hai mostrato una serie di prodotti dedicati al fuoricasa, oggi a Vendi Italia ci sono altre novità. Sì, certo. Noi per il vending cerchiamo di raccogliere sempre nuovi prodotti e nuove proposte, perché riteniamo che sia importante dare una innovazione continua nell'offerta delle macchine dei nostri distributori. Per cui il nostro lavoro è sempre quello di cercare di proporre qualcosa di nuovo, e anche quest'anno, in questa edizione, secondo me abbiamo qualcosa di interessante da proporre. Beh, io posso dire che, insomma, da addetto ai lavori con 30 anni di esperienza nel segmento del vending e con la giusta attenzione alle cose che state presentando, credo abbiate davvero colto nel segno, perché siete riusciti a integrare altri prodotti ancora nel segmento del vending di grandissima qualità. Quali sono? Allora, noi proponiamo sempre prodotti su varie linee. Nel mondo del salato l'offerta quest'anno si arricchisce con prodotti a base di legumi, quindi rivolti a un pubblico che è attento a un'alimentazione di tipo vegana, attenta al senza glutine. Quindi abbiamo prodotti snack con farina di ceci piuttosto che con quinoa. Abbiamo una riduzione di packaging di alcuni prodotti classici con l'inserimento anche di nuovi gusti. Vedi i crostì, vedi le nuvole, quindi con aziende con le quali lavoriamo molto bene in questa direzione. Nel mondo del dolce abbiamo la proposta nuova, è quella delle cookies. Abbiamo sviluppato con un'azienda olandese specializzata proprio in questa tipologia di prodotto tre ricette. Una è il cookies tradizionale con le gocce di cioccolato, una è con farcita con crema di nocciola e l'altra è con cioccolato bianco e con mirtilli. Quindi un dolce che vediamo è sempre più diffuso ed è sempre più apprezzato dai consumatori. Siamo entrati anche nel mondo delle bevande perché vediamo che c'è una richiesta di bevande particolari, nel senso che si guarda con attenzione i prodotti senza zucchero, e quindi abbiamo una proposta di un prodotto a base riso aromatizzato in vari modi con col melograno piuttosto che con limone e zenzero, piuttosto che con i frutti della passione, la curcuma. Quindi qualcosa di innovativo. Il marchio è ora sì, quindi è un marchio nuovo, ma che credo che ne sentiremo parlare molto. Così come abbiamo sempre nelle bevande energetiche una proposta nuova che è Magnesium, una bevanda che non è a base di caffeina e taurina, ma a base magnesio. Quindi è qualcosa rivolto soprattutto a quel pubblico sportivo, attento, adulto, anche perché il gusto non è il gusto classico dolciastro di certi prodotti, ma è un gusto agrumi, quindi forse è rivolto per un pubblico, per un utente sicuramente che apprezza più questa tipologia di gusto, insomma. E poi abbiamo proposte anche nel mondo del biologico, sia nel dolce che nel salato, con le crostatine della Valdenza. Abbiamo inserito, già avevamo prodotti
diciamo il convenzionale, adesso abbiamo inserito anche prodotti del biologico, sia gusto mirtillo che gusto albicocca. Così come nel salato, le schiacciatine a base di farro, a base di semi di chia, di bottoli, anche questo per il pubblico che quegli utenti che vogliono un prodotto biologico. Io mi sono trattenuto dal dirti ancora. Certo, devo dire che effettivamente anche gli stessi nostri clienti ci dicono: ma cosa, quando la smetterete di fornirci cose, di proporci cose nuove? No, adesso parte gli scherzi. Appunto, parte gli scherzi. Si ride su questa cosa, ecco, si ride su questa cosa perché ormai è diventato un gioco quasi nostro, ma vediamo che cogliamo quello che è il punto, che è la proposta sempre più differenziata. Quindi sempre più differenziata e sempre più vicina e attenta alle esigenze dei consumatori, non solo dei gestori. Devo dire inoltre, e questo a vostro favore, che state riuscendo a coprire l'intero comparto del vending, ma anche del fuoricasa, con la moltitudine di prodotti presentati negli ultimi 12-18 mesi. Bravi, davvero tanti, tantissimi complimenti, Nicola. Grazie, noi cerchiamo di cogliere quelli che sono i momenti di consumo che riteniamo debbano essere superiti, l'offerta deve essere vasta, soprattutto per le macchine, per il distributore, che possono essere posizionati ovunque e quindi devono dare una risposta a quelle richieste del consumatore in qualsiasi momento della giornata. Quindi questo è il nostro obiettivo. È una mission che state rispettando in pieno attraverso la distribuzione capillare, devo dire, ai gestori. Quanti sono i vostri clienti in Italia? Ma oggi ne contiamo circa 1 migliaio di clienti. Abbiamo una rete di vendita proprio concentrata sulla distribuzione automatica. Abbiamo sempre creduto, ecco, in questo settore da quando siamo partiti, quando abbiamo visto che i prodotti snack erano interessati per il consumatore, abbiamo detto: questo è il mercato dove possiamo proporre qualcosa di nuovo e di valido, ecco, per cui ci siamo impegnati in questo. E allora diciamo a tutti loro, quei pochi che ancora non conoscono il vostro indirizzo di posta elettronica per entrare in contatto diretto con voi senza alcun impegno, perché magari hanno visto questo prodottino qui o altri prodotti e vogliono chiederne maggiori informazioni senza impegno, qual è questo indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Sì, il nostro sito è www.dispensazaniboni.it. Nel sito noi aggiorniamo costantemente la nostra proposta, quindi i cataloghi che inseriti nel sito sono aggiornati. In più abbiamo inserito anche nel sito una tabella con tutte le caratteristiche nutrizionali anche dei nostri prodotti, interessanti soprattutto per i gestori che abbiano bisogno di fare delle proposte mirate a un pubblico che per problemi di intolleranze, problemi di abitudini di consumo hanno bisogno di prodotti particolari. Quindi noi stiamo dando comunicazione proprio anche di questo in questo senso, ecco. Quindi bene, e allora nell'area dedicata, attraverso la voce contatti, potranno entrare in contatto diretto con voi. Grazie Nicola. Grazie a voi e buona fiera a tutti. Buona fiera anche a te. Avete tantissime novità, voi dovete sapere che ci sono tantissime altre novità che non attendono altro che essere divulgate attraverso i microfoni e le telecamere di vendingtv.it, e quindi fuggiamo via. Ciao Nicola. Grazie, ciao a tutti. Non andate via, altre novità vi attendono.